In archivio Voilà, Festival di arte di strada giunto a Feltre alla sua 24esima edizione ed è tempo di bilanci. Nelle 4 giornate della manifestazione, da giovedì 17 a domenica 21 agosto, si sono contate oltre 2.000 presenze, ben distribuite tra i 2 appuntamenti di anteprima nelle frazioni e la 2 giorni di spettacoli che ha letteralmente invaso sabato e domenica il centro storico di Feltre. Gli appuntamenti di giovedì a Vellai e venerdì a Pont hanno visto la presenza rispettivamente di 130 e 200 spettatori, mentre il weekend cittadino, nonostante i pomeriggi assolati e molto caldi, ha fatto registrare numeri ancor più rilevanti. La formula prevedeva per ciascuna delle giornate di sabato e domenica 7 spettacoli replicati 2 volte in 8 postazioni diverse, oltre a un laboratorio di giochi e arti circensi e alla kermesse conclusiva in Piazza Maggiore. Sia sabato che domenica si sono registrate complessivamente in centro storico circa 750 presenze ai vari spettacoli, a cui vanno aggiunte le 250 degli spettatori che domenica sera hanno assistito al concerto conclusivo in Piazza Maggiore. Il totale complessivo della manifestazione supera così le 2.000 presenze, con un pubblico eterogeneo, anche se con presenza prevalente, come era ovvio attendersi, dei più piccoli. L'importante era ripartire con questa kermesse perché aveva subito alcuni anni di interruzione. La degna chiusura di questi 4 giorni, diciamo, è avvenuta nella serata di domenica sera, quando si è proposto all'attenzione del pubblico presente, davvero numeroso, l'esibizione di una banda della città di Roma, già gemellata con i comuni di Castel Tesino e Arsie, che si trova in questo periodo per una tournée nei paesaggi, sulle cittadine dolomitiche, un'attività che sicuramente va ampliata e va riproposta anche per il futuro.